Con questo primo video tutorial vediamo insieme i primi passi di configurazione del tema PAS 2013 per siti scolastici. Ammettiamo di avere già installato WordPress su remoto in una particolare cartella, ammettiamo anche di avere già trasferito via FTP il tema PAS 2013 all'interno della cartella temi della cartella WP-Alto Content. All'atto della prima visualizzazione noi vediamo che WordPress ci fornisce una classica visualizzazione tipo blog con il tema che di default che lui ha messo in automatico durante l'installazione. Bene, ci loghiamo cliccando su Collegati, inseriamo lo username e la password che abbiamo comunicato nel momento dell'installazione, ci colleghiamo e entriamo nella bacheca, cioè nella prima pagina del pannello di amministrazione di WordPress. Andiamo in corrispondenza di aspetto, vedete, no, sulla sinistra avete una serie di strumenti. Gli strumenti superiori sono utili per aspetto redazionale, cioè per inserire contenuti, poi da aspetto in giù invece sono strumenti propri dell'amministratore. Con aspetto temi andiamo a vedere che tra i temi disponibili c'è il nostro PAS 2013. Benissimo, lo attiviamo. Attivato il tema, vediamo che cosa succede a livello di visualizzazione. Ecco, notate che la visualizzazione è lontana rispetto ai nostri voleri, alle nostre esigenze. Bene, nella prossima puntata andremo a vedere come iniziare il lavoro di configurazione.